Nei locali di via Cavina Faenza torna all'ormai immancabile mercatino di Natale dell'Empa. Da sabato 5 dicembre fino a domenica 10 gennaio 2016 sarà possibile acquistare simpatiche e convenienti idee regalo di seconda mano, ma rigorosamente in ottimo stato, per piccoli pensierini da donare ad amici e parenti o, perché no, farsi un regalo per sé e per la propria casa. In vendita ogni anno, dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19, anche la domenica, si trova davvero di tutto: giocattoli, libri e fumetti, piatti, servizi di posate, bicchieri, CD, DVD, dischi in vinile, passando per oggettistiche, soprammobili, bigiotteria, borse e borsette. Tutti oggetti di seconda mano raccolti e accuratamente selezionati dall'associazione per offrire al pubblico una scelta varia e conveniente. Pezzo forte della collezione, però, sono da sempre le opere di arte e artigianato. Ceramisti, pittori, scultori, artisti faentini donano le proprie opere al mercatino per sostenere le attività dell'Empa, dando quindi ai tanti visitatori l'opportunità di acquistare a prezzi d'occasione veri e propri pezzi d'autore, con la certezza inoltre di aver dato una mano al benessere degli amici a quattro zampe. Inoltre, anche durante il mercatino stesso si possono donare oggetti in buono stato da mettere in vendita. I volontari, infatti, non smettono di ritirare, garantendo così un continuo ricambio della merce in vendita. Si possono portare giocattoli, ceramiche, libri e fumetti, stoviglie, servizi di posate, piatti, bicchieri, quadri, CD, DVD, vinili, oggettistiche, soprammobili, bigiotteria e borse. Gli avventori, tornando più volte al mercatino, non troveranno mai le stesse offerte, bensì idee regalo sempre nuove e diverse.